E salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina! Io sono Lucio91 e sono il cuoco folle! Oggi voglio preparare una mia reinterpretazione di una ricetta tipica siciliana, il tegame aragonese. Ed ora passiamo a introdurre gli ingredienti. Per 4 commensali gli ingredienti sono i seguenti. Iniziamo da mezzo chilo di pasta, i rigatoni, mezzo chilo di carne di maiale macinata, 200 g di mozzarella che poi sarà tagliata a cubetti, 300 g di tuma, in alternativa caciotta di pecora non stagionata, tagliata a striscioline, 8 uova, una cipolla piccola tritata finemente, del pan grattato, un bicchiere di vino rosso, 200 g di pecorino, una foglia d'alloro, del prezzemolo tritato, della passata di pomodoro, sale e pepe quanto bastano e infine olio extravergine d'oliva. In un tegame con olio caldo iniziamo a far soffriggere la cipolla. Mentre la cipolla sta soffriggendo, noi aggiungiamo l'alloro. Adesso aggiungiamo la carne macinata. Una volta che la carne è ben rosolata, noi versiamo il vino. Alziamo la fiamma al massimo e facciamo sfumare tutta la parte alcolica. È il momento dunque di aggiungere la passata di pomodoro. Aggiungiamo il prezzemolo. Il sugo va cotto a fiamma bassa per almeno un'ora. Acqua che bolle, ho aggiunto il sale, caliamo la pasta. Tempo di cottura, per questo ce ne vogliono 13 minuti. Mentre la pasta sta cuocendo, sbattiamo le uova. Aggiungiamo il pepe, aggiungiamo il pecorino, la pasta è pronta, il sugo è pronto, ho già provveduto a rimuovere la foglia d'alloro che non serve più, adesso noi dobbiamo condire la pasta con il sugo. In una teglia con olio e con pan grattato noi disponiamo un primo strato di pasta e di sugo. Nel mezzo aggiungiamo la nostra tuma. Aggiungiamo adesso la mozzarella. Aggiungiamo l'uovo. Chiudiamo con il secondo strato di pasta. Aggiungiamo la restante tuma. Chiudiamo con uno strato finale di pan grattato. Ci siamo, è il momento di cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi. E noi ci vediamo più tardi. Ci siamo, abbiamo fatto cuocere per 40 minuti in forno. Adesso tiriamo fuori. Oh, che bellezza! Profumo è spettacolare, un aspetto invitante. Tegame aragonese, ecco il risultato finale. Molto bene, adesso assaggiamo.
delizioso, veramente ve lo consiglio, è fantastico. Se lo provate fatemi sapere come vi viene. Con questo posso concludere il video. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete. Ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se volete supportare il mio progetto potete acquistare il libro delle mie ricette, Le ricette del cuoco folle, su Amazon, link giù in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ricordatevi che se vi sembra buono, mangiatelo!